Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su One Punch Man, The Strongest Man. Oggi voglio farvi vedere un po' di PvP, perché per l'appunto ho la possibilità di poter fare del PvP finalmente, avendo anche un team abbastanza decente, oserei dire. Quindi entriamo nell'arena, dato che ho comunque un buon potere combattivo adesso, soprattutto per le classifiche un po' più basse, dove mi ritrovo. Come potete vedere, il mio punteggio è ben di 12.711 punti lotta, contro ovviamente altri che hanno dei punteggi direi abbastanza buoni. Vorrei però andare ad affrontare lui, che ha comunque bene o male il mio stesso punteggio di lotta. Vediamo che cosa succede. Le lotte PvP saranno tutte automatizzate, quindi non avrete la possibilità di poter utilizzare, diciamo, una vostra strategia o quello che è, ma dovrete aspettare appunto che la battaglia termini, a meno che non premiate il pulsante in fondo a sinistra, sotto il per 2 praticamente, che vi praticamente chiuderà automaticamente la sfida, dandovi il risultato finale del combattimento. Questo però lo voglio vedere, perché comunque essendo il primo ve lo faccio vedere anche. Mi sembra giusto che sia così. Sembriamo essere in vantaggio per ora, perché comunque abbiamo un buon margine, soprattutto grazie alla nostra SSR, che ci dà veramente un grandissimo vantaggio. Però lui anche ha dolcetto mask, ha molla baffuta, quindi devo dire che non è messo male come team. Dolcetto mask è molto forte, ecco, infatti mi ha shottato praticamente palla, non mi ricordo come si chiamava, palla sorridente, non ci faccio caso. I nomi in italiano a volte mi sfuggono. Non ho dato status fiamma a dolcetto mask, però adesso credo di dover, esatto, di aver vinto. Ho vinto anche con un buon margine. Ho guadagnato 572 punti PvP, che non sono pochi. Ecco, come potete vedere, sto scalando la classifica e quindi vengo ricompensato anche con delle gemme e con medaglie che posso scambiare poi successivamente nello shop. Ho un bel ticket a 600 medaglie, io lo compro instant, perché i ticket vanno sempre comprati, ovviamente, per le summon. Vediamo un pochino com'è la situazione qua. Madonna mia, ci sono un sacco di persone fortissime. Questo addirittura come potere combattivo 20.000. Non ha grandissimi personaggi, però sono tutti a qualità azzurra, quindi potrebbe essere questo effettivamente quello che lo rende così forte. Ricordiamoci però che io ho una SSR in team, quindi da qui possiamo cambiare anche la squadra, se non erro. Ti prego, non ricominciare con i caricamenti. Avevo visto che non ne stava facendo più. Ti prego, no, non ricominciare con i caricamenti lunghi. Cioè, non ne stava facendo più fino a 5 minuti fa. Prima di registrare non ne stava facendo più, ve lo posso assicurare. Cioè, devo avere paura anche dove premo. Ah no, ecco, questa forse era l'aggiornamento della classifica, non era il cambio squadra. Infatti mi sono cambiati praticamente tutti quanti i sfidanti, se così si può dire. Mentre invece per cambiare la squadra è l'altro tasto, quello arancione, che ti permette comunque di modificare il team e rivederlo un po' in base alle tue aspettative. Io lascio questo perché è un team molto equilibrato. Non solo sblocco il secondo bonus con Genos, ma mi permette anche di fare veramente parecchi attacchi. Dovrei magari togliere forse l'attacco, quello AOE del lumacone, per permettere comunque di far attaccare subito al re del sottosuolo. Però va bene così. Allora, qui ci sono comunque tanti personaggi. Qui addirittura molla baffuta. Sì, diciamo che come carte sono molto interessanti queste. Tra l'altro, qualità azzurra. Che però io sapete che vi dico, che lo voglio andare a sfidare. Io come potenza di combattimento sono decisamente più basso, avendo 12.700. Quindi sono decisamente più basso. Però avendo dalla mia parte una SSR, tra l'altro, vorrei effettivamente provare a vedere come va la situazione. Sì, i danni li faccio bene o male.
Anche lui ha Spatten Rider, quindi è una bella roba avere contro Spatten. Infatti, Madonna, guardate quanto mi ha tolto a Genos. Non ha fatto la special molla baffuta. Madonna, il suo attack top Vegetarian è abbastanza figo. Dovrebbe essere tank top. No, quello era. Non era il Vegetarian, mi sa. Ok, il primo è fatto fuori. Spatent Rider. Penso subirà tantissimo danno dopo. È separato, dannato. Ok, siamo andati un po' in vantaggio. Genos. Esatto, Genos fa una brutta fine. Immaginavo. Ok, il re del sottosuolo è sopravvissuto. Cosa fondamentale perché la sua special è fortissima. Guardate quanti danni. Ecco, tu metti weakness. Ok, a molla baffuta weakness mi sta benissimo. Danno da scottatura. Mi sa che il re del sottosuolo il prossimo turno ce lo giochiamo. Ok, però comunque dovrei ancora essere in vantaggissimo. Dato che ho tre personaggi full. E molla baffuta dovrebbe crepare al prossimo turno. Cioè, siamo riusciti a battere uno con una percentuale molto più alta di noi di punti lotta. Mamma mia. Cioè, io 12.711 ho battuto un punteggio complessivo di 21.628. Cioè, tanta roba oserei dire. Infatti sono salito di ben 1472 posizioni. Prendiamo altre ricompense. E vediamo cosa possiamo acquistare adesso. 100 gemme per 300. Ma sì, dai. Queste sono tanto medaglie che devono essere scambiate. Ho ancora due possibilità di lotta nel PvP, che sono indicate là sotto in basso. Vediamo qui i Pripy Prisoner. Che non possiede Spatent Rider, però possiede personaggi di livello 30 addirittura, quindi molto molto alti. Qui Fubuki, invece con Spatent Rider che potrebbe essere insidioso. Andiamo a vedere un attimo la mia formazione. Ecco, così metterei la mia formazione, diciamo, automatica. Però io Spatent Rider sapete che lo voglio utilizzare proprio perché mi dà il doppio bonus. Andiamo a vedere se possiamo migliorare qualcuno. Facciamo un attimo questo esperimento. Qui intanto. Ah sì, vabbè, mi fa segnalare che abbiamo il ticket. Qua abbiamo ricompense, che sono altre esperienze. Qua mi prendo le gemmozze. Grazie, gentilissimo. E andiamo a vedere se possiamo potenziare qualcuno effettivamente. Allora, ci sarebbe Genos, che però ancora. Mi mancano tutte le medaglie, effettivamente. Spontent Rider, mi mancano alcune medaglie che però effettivamente potrei prendere. Vediamo se. Ecco, ho consumato praticamente tutta la mia stamina. Però qua effettivamente mi servono parecchie medaglie, quindi tanto vale fare un rush completo. Anche se qualcuno in più magari la prendo. No, proprio preciso ci sono arrivato. Qua invece me ne serve soltanto una, quindi facciamo una singola run. Ok, e portiamo Spatent Rider a livello azzurro. Così Spatent Rider diventa decisamente più forte. Utilizziamo queste lattine esperienza, tanto. Ok. Ovviamente adesso vuoi troppo. Non posso assolutamente fare tutto ciò. Qui mi servono i Tomi, che prenderò successivamente. Quindi ancora non li posso prendere, ma mi va bene così. Tu invece, come sei combinato? Ti servono anche tutte quelle medaglie. Non posso prendertele al momento. Quindi va bene così. Qui invece. Ah, questa è la sfida. Vabbè, questa ve la farò vedere poi magari nel prossimo episodio. Qui adesso ci posso entrare, mi sa, nel quartier generale. No. Ah, vabbè, queste si sono tutte le missioncine. Le posso accettare? Ecco sì, accettiamole. Sono missioni che comunque si completano man mano che giochiamo, quindi io le accetto tutte e poi piano piano riscuoto i premi.
Queste sono tutte livello 30, vabbè, ok, basta. Diciamo che siamo a sufficienza per il momento. Qua posso entrarci a livello 42, qui a livello 30, quello è il palazzo per le vocazioni, quindi per il momento non mi interessa. Qua invece a livello 28 sblocchiamo quest'altra roba che non mi interessa, quindi andiamo ancora PvP. Abbiamo altre due sfide da fare, per cui direi di andarcele a fare assolutamente. E proverei a sfidare lui, anche se ha dolcetto masca azzurro, livello 33 potrebbe essere un problema. Potrebbe essere un grosso problema, però non presenta Spatent Rider, quindi non avendo Spatent Rider forse riesco effettivamente a concludere qualcosa. Vediamo se le mie intuizioni sono giuste, anche se il fatto che una special la sprechiamo con lui non mi piace affatto, visto che fa troppo, troppo poco danno. Infatti, probabilmente lo sostituisco. Perderò il bonus con Genos, però come potere offensivo divento molto più forte. Quindi, magari è un investimento giusto. Ho subito parecchio. Anche dei danni singoli prendo parecchi danni. Madonna, 1500. Sì, mi sa che purtroppo qua andiamo a perdere. Quindi, è inutile che andiamo anche a guardare la partita, infatti vengo disintegrato, ma era ovvio che sarebbe stata così. Vediamo lui invece. Lui forse è un po' più abbordabile, a dire la verità. È un po' più abbordabile. Andiamolo a sfidare. Lui dovrebbe essere un po' più abbordabile. Vediamo se è così. Ecco, infatti già qua faccio anche un po' più danni io stesso. Sì, decisamente faccio più danni, però bisogna vedere anche quanti me ne fa lui a me. Perché il problema è quello. Madonna, 3000, cioè 3200. Cioè Genos mi è praticamente crepato già. Vedi, questo fatto che lui fa le special è un po' una cosa negativa. Vabbè, tutta la prima fila sua dovrebbe scomparire. Ecco qua, Genos mi sa che ci saluta. Però direi che siamo in netto vantaggio. Credo che siamo in netto vantaggio. Qua mettiamo weakness per piacere. Ok. Almeno qualcuno l'ha messo weakness. Dovrei provare a vedere se senza il bonus di Genos riesco in un qualche modo a fare gli stessi danni. Perché senza il bonus di Genos dovrei perdere parecchio in attacco, quindi ok, qua ce l'abbiamo fatta però, tranquillamente, abbastanza tranquillamente. Infatti, nonostante il divario di potenza, prendo solamente 16 posizioni, perché eravamo praticamente attaccati come avversari, quindi non ho guadagnato tantissimo come posizionamento del rank in PvP. Ci sta alla fine, direi che ci può stare. Infatti sono salito di un pochino, ho guadagnato qualche cosuccia. Altro biglietto da free to play, buono, qui altre offerte non ne abbiamo. Posso utilizzare un ticket PvP per continuare a lottare, però per il momento lasciamo perdere. Non so effettivamente quanti biglietti ho da free to play. Qua nel frattempo ho un'altra ricompensa da prendere di Sonic. Ok, le ricompense extra le ho già prese tutte, se non erro. Queste sì, queste pure queste. Ok, quindi qua non ho niente da prendere. Qui apriamoci le valigette per le medaglie. Bene, queste ci servono sempre e comunque. Cosa volevo andare a vedere? Ah sì, quanti ticket abbiamo con l'evocazione free to play? Vediamo un po'. Vediamo un po' qual è la mia situazione. Ne ho 6, pensavo di averne di più a dire la verità. Pensavo di averne di più, vediamo se le posso prendere qui allo shop che dovrebbero venderli. Vediamo se siamo fortunati. Sì, vedete qua li possiamo prendere.
Però ne dà uno solo? Sì, uno solo, peccato. Quindi ne abbiamo 7 in totale. Qui non ce ne sono. Gli altri shop li sblocco a livello più in là. Quindi va bene, niente. Ne abbiamo 7. Un po' pochini, a dire la verità. Un po' pochini. Però direi che va bene. Penso che per questo episodio abbiamo fatto già parecchio. Abbiamo fatto già parecchio. Adesso vediamo se riesco a fare qualcos'altro. Dopodiché magari vi faccio vedere qualche altra meccanica all'interno del gioco. Quindi, ragazzi, che dire? Grazie ancora al solito per essere stati con me e alla prossima.